Allora, Buona, oggi nella prima lettera di San Pietro, la prima lettura di questa domenica, al capitolo 3, al versetto 18 e seguenti, San Pietro dice di Gesù che è stato vivificato nello Spirito. Quindi significa che Gesù è risorto in Spirito? Beh, grazie cara Miriam della domanda che tanti fanno. In realtà San Pietro scrive così, o San Pietro Romana. alla Romana, no? San Pietro scrive così, dice, non dice risorto nello spirito, ma vivificato nello spirito. Zoopiesis, pieses, oggi si pronuncia zoopiesis de pneumati. Quindi la parte precedente è thanatosis mens archi, mortificato, messo a morte non nella carne, ma a causa della carne, cioè avendo un corpo, Gesù, a causa della debolezza del suo corpo umano, è stato messo a morte, come lo dice la seconda ai Corinzi, penso il capitolo 13, Gesù è stato crocifisso a causa della sua debolezza umana. Ma poi vivificato come spirito, cioè, o se vogliamo, vivificato dallo spirito. È lo spirito di Dio che è in lui, che ha vivificato il suo corpo mortale crocifisso, crocifisso e messo a morte. Perché non ha senso dire Gesù è risorto nello spirito, perché lo spirito non muore per risuscitare. Quindi dire Gesù è risorto nello spirito è come dire che Gesù vedeva con le sue orecchie e sentiva con i suoi occhi e camminava col suo cuore. Non va. E la lettera ai Romani è più chiara, se vogliamo dire che è più chiara. Dice, lo spirito di Dio, lo spirito che ha risuscitato Gesù, cioè il corpo di Gesù, dai morti, risusciterà i vostri corpi mortali per lo spirito che è in voi. E quindi è lo spirito che vivifica il corpo, ma non è una risurrezione nel corpo, dato il corpo non. Dato che lo spirito, no, scusate, non è una risurrezione nello spirito, dato che lo spirito non muore, quindi lo spirito non può risuscitare. Abuna, sempre in questa prima lettura, Sì. San Pietro scrive sul battesimo che è la testimonianza di una coscienza pura. Questo Sì. Sì. versetto quindi proibisce il battesimo dei bambini? Certamente no. Intanto non abbiamo dei testi esclusivi o esclusivi di altri testi. Ci sono altri testi che parlano del battesimo dei bimbi. Ma vediamo prima questo qua. San Pietro, ecco il testo originale in greco, no? Dato che anche il rito latino all'inizio era in greco a Roma. Allora, essendo il greco la lingua internazionale, la lingua franca, ebbene, San Pietro scrive, no? Chi leggerà questa lettera? I bimbi? No? O gli adulti? Quindi sta scrivendo agli adulti e sta scrivendo, parlando dell'arca di Noè, di adulti che avevano una coscienza pura, un comportamento decente in contrasto, in opposizione a quello dei, diciamo, dei sodomiti e roba varia. Però ci sono altri testi che testimoniano, anzi che esigono il battesimo dei bimbi. Prendiamo Gesù stesso.
nel Vangelo secondo Giovanni, terzo capitolo, dove Gesù dice a Nicodemo: se uno non nascesse, la parola greca è anosen. Anosen significa di nuovo e significa dall'alto. Quindi se uno non nasce di nuovo o dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E il povero Nicodemo fa la domanda piuttosto buffa, per non dire stupida, sempliciotta: ma come uno può rientrare nel grembo materno? Allora Gesù gli dice: sei maestro in Israele, non hai capito niente. Beh, se uno non nasce dall'acqua e dallo spirito, se uno non rinasce, quindi il nome Renato, Renata, no? Se uno non rinasce, sempre l'anosen, dall'acqua e dallo spirito, quindi non si tratta mai, non si è mai trattato di rientrare nel seno materno. E quindi lì, ecco, questo è il nostro battesimo. Il nostro battesimo cristiano è una rinascita. Nati nella carne, nel corpo, dobbiamo rinascere dallo spirito. È per questo che i primi cristiani battezzavano i loro bimbi, le loro bimbe, proprio lo stesso giorno della loro nascita. Poi magari qualcuno ha detto: no, essendo il battesimo il sostituto della circoncisione, la quale circoncisione era unisessuale, cioè per i maschietti, per non dire maschiacci, no? Non per le femminucce, e allora quindi facevano il battesimo l'ottavo giorno, perché nell'ottavo giorno per i maschietti ebrei, come per Gesù bambino nato nel giudaismo, si faceva la circoncisione e si dava il nome. Per esempio da noi, nella nostra famiglia, mio fratello e le mie tre sorelle sono stati battezzati proprio l'ottavo giorno. Ah, e poi Gesù ha detto: lasciate che i bambini vengano a me. Poi leggiamo gli Atti degli Apostoli, no, il secondo capitolo, sono già dalla prima botta, direi, dal primo discorso del primo Papa San Pietro che si è scatenato, no? Prima era un fifone, ci aveva paura. Beh, adesso con la forza dello Spirito Santo fa una predica come Cristo comanda, e risultato 3.000 battezzati. Questo nel secondo capitolo degli Atti degli Apostoli. E quindi 3.000 battezzati, non possiamo dire che tutti erano adulti, che tutti erano maschiacci, ma maschietti, no? Ma che c'erano anche delle femminucce, c'erano delle donne, con bambini, che certo, portavano anche, che, insomma, dei bambini vicino, di cui le mamme tenevano le mani, no? Quindi non si possono escludere né donne né bambini da questi 3.000. Poi andiamo più avanti, sempre in Italia, cioè con la legione italica di Cornelio, il primo pagano che entra nel cristianesimo, capitolo decimo della lettera degli Atti degli Apostoli. Lì Cornelio, il centurione, viene battezzato, tutta la sua famiglia, tutti i suoi parenti, tutti i suoi amici, tutti, insomma, e allora si calcola almeno una cinquantina di persone, e non si possono escludere a priori né donne né bambini. Andiamo poi nel capitolo sedicesimo degli Atti degli Apostoli, versetto 14, che parla di una certa, e seguenti, una certa Lidia, adesso patrona dell'Europa, no? Quindi che accoglie il messaggio di San Paolo, ma poi viene battezzata con tutta la sua famiglia. Andiamo sempre nel capitolo 16, versetti 34 e seguenti, c'è il gioielliere, come si dice, quel responsabile della prigione, carceriere. Il carceriere,
non sappiamo il suo nome, no? Non è scritto il nome. Vabbè, il carceriere dice con tutti i suoi familiari, tutti i suoi parenti, quindi un grande numero, quindi anche bambini, minorenni. E poi andiamo al capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, versetto 8, parla di Crespo, il capo della sinagoga degli ebrei di Corinto, che si converte, si va a battezzare con tutta la sua casa, e dice, e tanti, molti corinzi hanno creduto e quindi sono stati battezzati, quindi anche loro con le loro famiglie. E poi, quindi finora abbiamo almeno 4 famiglie, no? E poi nella prima lettera ai Corinzi, il primo capitolo, versetto 16, San Paolo scrive, ho battezzato la famiglia di Stefano. Beh, in greco ho battezzato la casa di Stefano, non avrà mica battezzato le pietre, le mura, gli armadi, certo. le mura. E quindi abbiamo almeno 5 famiglie e almeno 2 moltitudini, no? E guarda caso, tutti questi, quindi migliaia, centinaia, sono stati battezzati solo da 2 degli apostoli, Pietro e Paolo. E di apostoli ne abbiamo 13. Cioè, non è perché poi Giuda è andato, no, fuori uso, come si dice, cioè ha tradito il Signore, quindi è stato sostituito da Mattia e poi Paolo, il 13°. Quindi abbiamo 13 apostoli e questi battesimi di famiglie e di moltitudini sono stati riferiti solo di 2 di questi 13 apostoli, quindi per questo che il battesimo dei bimbi è molto molto importante, come lo dice lo svizzero von Almen, conosco una brava signorina o signora che è anche di nazionalità svizzera, sì. Non vorrei fare nomi, bene, cosa dice von Almen, il suo concittadino, dice respingere il battesimo dei bimbi, dei bambini, è una bomba contro l'unità della famiglia. Perché se io sono cattolico, no? E lascio che mio figlio, no? E che io respingo il battesimo per mio figlio, io preparo già la divisione della famiglia. Siccome non ho... Ah, ma non consultate i bambini quando li battezzate. Ah, sì. Un bello scherzo. Li avete consultati quando li avete chiamati a questo mondo? Avete detto, vediamo Miriam, vuoi venire a questo mondo o no? Chi mai di noi è stato consultato, certo, sia dal Padre Eterno che dai nostri genitori? Mamma, ma volete venire o no a questo mondo? Nessuno ci ha consultati. E meno male, perché qualcuno di noi sarebbe anche stato capace di dire io non voglio vivere, non voglio, preferisco il niente. No? Non consultiamo i nostri bambini, non parlo dei bambini dei preti, no? Certo. Non consultiamo i nostri bambini quando si tratta di un bene assoluto. Non consultiamo i bambini se dare il latte o piuttosto il cioccolato, o mandarli a scuola, piuttosto che no. No, perché quando c'è un bene assoluto, indiscutibile per i nostri bambini, noi diamo questo bene. Adesso se poi quel bambino da cresciuto, no? Prima di fare il militare, non so se lo fanno ancora in Italia, dice io non voglio quel battesimo lì, rimane sempre libero, no? Di dire io non voglio la chiesa, no? Certo. Solo che io direi quell'acqua ma già è passata, no? Quell'acqua che ti hanno messo sulla capoccia, sulla testa, non c'è più. Certo. Invece se tu, non vorrei essere cattivo, no, ma se tu sei stato circonciso,
no? Parlo dei maschiacci e dei maschietti, no? E poi un giorno dici, ma io non voglio la circoncisione, va a pescare, intanto la nostra, no, scusatemi che sono cattivo, ma beh, l'acqua del battesimo non rimane nel tuo corpo, no? Una prima, e poi forse Gesù è l'unico che ti dice se vuoi. Altri magari ti dicono, sei stato circonciso, lo devi rimanere, sei in questa prigione, non puoi uscire. Da noi, supponendo che la Chiesa, la fede cristiana, la Chiesa cattolica sia una, o ortodossa, che sia una prigione, sei sempre libero di uscire. Altri ti dicono, se esci, ti taglio, come si dice dai nostri cari romani, te taglio ti taglio la gola con un sorriso che ti fa saltare tutta la tua testa, no? Quindi, e poi quando io i beni do ai miei figli, i beni di questo mondo, e questo è un diritto, un dovere, un diritto loro, un dovere mio, c'è un diritto loro e un dovere mio di dare a loro i beni spirituali. Grazie a te, Miriam.